Dopo il punto sull'Abonino, in tanti mi avete chiesto che cosa ne penso del governo. Ora ci tornerò su sicuramente, avrò modo di approfondire altre ricerche, qualche cosina ho già sotto mano, quindi il discorso sanità, lo stesso Enrico Letta, alcuni altri personaggi, fra l'altro alcuni che appartenevano già al governo precedente, quindi ci arrivo, ci torno. E però per quanto riguarda un giudizio complessivo su questo governo, ecco, mi permetto di darvelo con questo tipo di esempio. Allora, immaginate che vi venga fatto un regalo preziosissimo. La persona che ve lo dà ve lo prepara in un pacchettino fatto benissimo, è splendido di per sé, per come è imballato, per il fiocchettino tutto curato che ha. E nel momento in cui ve lo porge vi dice: "Guarda, mi sono svenato per questo regalo. È un regalo preziosissimo, è proprio il regalo che tu meritavi, è quello che ti ci voleva." Quindi voi ricevete questo regalo, siete tutti emozionati, siete presi, mamma mia, che bello, è una cosa splendida. E cominciate lentamente a spacchettarlo. Aprite la scatolina e vi accorgete che dentro c'è un bracciale bellissimo. È un bracciale che così a prima vista sembra un bracciale d'oro massiccio con pietre preziose. E chiaramente la curiosità la fa da padrone. Prendete questo bracciale, ve lo mettete al polso, cominciate a guardarlo, ah, che bello, poi. Passandoci sopra, vi accorgete che lentamente la patina che lo ricopre viene via. Vi accorgete che non è oro, ma che è semplicemente smaltato. E gratta, 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 vi accorgete che in fin dei conti è un metallo povero, misero. E poi cominciate a guardare la forma e vi accorgete che non è un bracciale d'oro e di pietre preziose, ma vi accorgete che è una manetta che vi ha imprigionato. Ecco cosa penso di questo governo. A presto!